Benvenuti a tutti gli amici da casa. In questo nuovo collegamento siamo in compagnia del sindaco di Ottati, Elio Guadagno. Sindaco, ben ritrovato. Salve, buongiorno a tutti. Allora, sindaco, diciamo che noi siamo soliti partire sempre da quella che è la situazione attuale riguardo il numero di contagiati da Covid-19. Però questa volta mi piacerebbe fare con lei un percorso inverso. Mi piacerebbe prendere in esamina un'iniziativa davvero recentissima, in parlato modo errando dell'altro ieri, riguardo il laboratorio artigianale lattiero caseario. Potrebbe meglio spiegare di cosa si tratta? Sì, abbiamo ristrutturato alcuni locali comunali e abbiamo voluto predisporle per un laboratorio artigianale lattiero caseario da destinare alle diverse aziende zootecniche del nostro territorio affinché producessero, secondo norme di legge, un prodotto che già di per sé è buono e che caratterizza il nostro popolo, ma che deve raggiungere standard ancora maggiori affinché poi possa raggiungere un mercato appunto oggi non raggiunto. Sindaco, venendo un po' a quella che è la situazione appunto attuale riguardo di cui stavamo parlando prima, riguardo il numero di contagiati da Covid-19, può illustrarci qual è la situazione attuale nel comune di Ottati? A Ottati diciamo che da questo punto di vista siamo un'isola felice, registriamo zero casi sia nella prima che nella seconda ondata. Questo lo si deve alla maturità del nostro popolo, appunto, che si sta mostrando ligia al dovere e al rispetto delle regole. Speriamo di concludere così, nel mentre stiamo operando sinergicamente nelle vaccinazioni con le autorità competenti. Speriamo di uscirne quanto prima. Proprio le vaccinazioni, senti accennato questo, come stanno procedendo attualmente in questo momento? Ma secondo priorità, come è stato impartito dal Ministero della Sanità, e in più stiamo quindi anche i nostri anziani, partendo prima dagli operatori sanitari, poi con gli over 80, gli over 70, i soggetti fragili, e abbiamo accompagnato i nostri cittadini sia nella prenotazione, nell'adesione alla campagna vaccinale, e sia nel trasporto di coloro che erano impossibilitati, anche perché parliamo comunque di persone anziane e in molti casi anche soli perché i propri figli vivono in altre zone d'Italia, e quindi li abbiamo assistiti anche nel trasporto. Sicuramente. Sindaco, per concludere, c'è un messaggio, ecco, ovviamente siamo anche in periodo pasquale, ma c'è un messaggio che vuole lanciare a tutti quanti i telespettatori riguardo questo momento delicato che stiamo affrontando ormai da più di un anno a questa parte? In merito al momento è sicuramente quello di rispettare le regole in modo da poterne uscire quanto prima, anche nel rispetto sia delle vittime di questo virus che ci accompagna ormai da oltre un anno, e sia nel rispetto di chi sta lavorando alacremente per poterlo superare. Allo stesso tempo però mi sento di dire di non abbatterci, di non perdere la fiducia, perché le cose da fare sono tante, è un po' un momento sospeso, però dobbiamo comunque avere forza per reagire, per programmare ed uscirne quando sarà, speriamo presto, nel miglior modo possibile, mettendo in atto tutto ciò che in questo tempo abbiamo programmato. Sicuramente dopo ogni crisi c'è sempre un periodo di rinascita, e quindi è questo a cui dobbiamo prepararci con speranza. Ed è con questo messaggio, quindi, Sindaco, che io la ringrazio per questa intervista, la ringrazio per il tempo dedicato.